Un'altra giornata, quella di ieri, torna a minare la stabilità della maggioranza al comune di Chieti. Il consiglio comunale in prima convocazione è stato a un certo punto interrotto per mancanza del numero legale, prima che fossero affrontati gli argomenti più importanti, tra i quali una mozione sulla partecipata dichiarata fallita dal tribunale Teate Servizi. C'è stato solo il tempo di approvare un ordine del giorno presentato dal consigliere di minoranza Mario Delio dell'UDC sull'istituzione del servizio di nonno vigile. Poi, prima degli altri punti, i consiglieri di minoranza sono usciti dall'aula, seguiti anche da uno dei 18 consiglieri di maggioranza presenti, Alberto Chiavaroli della lista Ferrara Sindaco, il cui abbandono del consiglio ha fatto venir meno il numero legale. Nonostante i ripetuti appelli del presidente del consiglio comunale Febo di ricostituirlo, non c'è stato nulla da fare e il consiglio non è andato più avanti. Una situazione che per l'opposizione mette in evidenza le spaccature in seno alla maggioranza e le difficoltà di mediazione del sindaco Ferrara. Intanto abbiamo approvato una mozione che è importante per la città di Chieti perché istituisce un servizio i nonni vigili che può dare la possibilità alle persone anziane over di essere attive nella società tutelando i bambini per le entrate e le uscite della scuola. Nel momento in cui è passata la nostra mozione abbiamo constatato che in aula vi erano degli argomenti che dovevano essere visti e attenzionati dalla maggioranza e considerate le ultime affermazioni e informazioni date che la maggioranza esiste, noi abbiamo ritenuto opportuno uscire dall'aula. Tanto è vero che loro ne erano 18 e quindi potevano benissimo mantenere il numero legale. Con noi è uscito anche Chiavaroli, quindi significa che questa maggioranza non ha i numeri per poter andare in prima convocazione. Gli argomenti proposti erano argomenti che dovevano essere dibattuti all'interno della maggioranza, tanto è vero che da quello che abbiamo potuto ascoltare dal di fuori vi erano liti interne alla maggioranza.